can't get you out of my Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video qua a Bergaster per il quarto episodio delle nostre avventure divine qua su Godus. Le cose si sono portate leggermente avanti, ho fatto un sacco di cose mentre voi non ci eravate, per fortuna, perché man mano che si va avanti col gioco ogni cosa richiede sempre più tempo. Mentre vi parlo, piccola raccolta di fede e piccolo giro di esplorazione del regno che non ho espanso, ma ho infittito di case, infittito di campi di grano. Ho messo da parte un po' di fede e un po' di grano per questa puntata, per fare cose e vedere gente. Ho sbloccato, quasi sbloccato, diverse carte che adesso andremo a mettere gli ultimi adesivi insieme per ottenere i poteri corrispondenti. Ho messo anche da parte, come vedete, un sacco di gemme. Che rumore fa questo gioco? Mamma mia. Ho messo da parte anche un sacco di gemme sacrificando, quindi come vedete 208 bergastiani in nome della causa. Temporalino che non fa mai male, che ci bagna tutto. Quei cornuti degli Astari ormai sono tristi, che proprio depressi, cronici rispetto a noi. Noi andiamo alla grande, la nostra felicità è al massimo. Quindi direi di non cazzeggiare oltre e sbloccare questo farò. Falò di espansione, vediamo quanto ci espansioni. Abbiamo un po' di cose da fare, cacciatori. Intanto un sacco di chest che vedevo in trasparenza e non potevo prendere, sul quale mi accanirò al più presto. Fatto questo, andiamo a sbloccare un paio di poteri divini, no? Beh, questo non è propriamente un potere divino, abitazioni spaziose. Facciamo un po' di spazio ai nostri coloni. Con cosa ti posso completare? Così, abbiamo abitazioni più grandi. Abbiamo le risorse dell'età del ferro? No, adoratori superiori. Abbiamo gli adoratori superiori, stavo per dire un'altra roba. Non possiamo ancora sbloccarlo, ma ho detto all'inizio che abbiamo un sacco di gemme. Grazie dei poteri divini. Ancora poteri divini. Oh. Modellazione degli oceani? Mia. Risorse dell'età del ferro? Arrivo subito. Appena trovo l'adesivo giusto. Mie le risorse dell'età del ferro. Bellissimo cottage, abitazioni della prossima era, non mi interessa nulla di questo. Aspettiamo e... Però non aspettavo che sta cosa degli adoratori superiori mi sbloccasse la possibilità di costruire nelle aree più alte, tipo queste qua in piano. Cosa che in realtà non sembrerebbe fare. Direi quindi di iniziare, dopo questo fail di poteri divini che speravo fossero chissà cosa, invece la solita merda, andiamo a costruire il primo insediamento di minatori. Proprio qua nella valletta. Che sono sicuro qua è pieno di minerali. Uniscilo. Mamma mia, il primo insediamento. Cosa fa? Cosa costruisce? Una miniera, giustamente, voi dite. Figata. E mentre aspettiamo, un po' di grano non fa mai male, e andiamo a vedere un altro potere divino che mi si è sbloccato così a sgamo, che come vedete qua è già stato applicato. Se riuscite a vederlo. È quella specie di brilluccichio sfarfallio dorato figo, che sarebbe nient'altro che l'applicazione su terra di questo potere abbellimento. A quanto pare gli fa rendere più felici e gli fa produrre più fede, che a noi non fa mai male. E in più ho notato che fa crescere gli alberi della fede. Guardate, tutti felicissimi. Siamo già felici, Però andiamo a infelicire un po' di gente insieme. Penso che più felici di così non possano essere. È un regno fantastico. E in più, al modico prezzo di 80 sacrifici umani, gli faccio un albero della gioia, perché così sono un dio misericordioso. Proprio qua posso indire la festa dell'albero della gioia. Oltre alla... andiamo a fare una festa della fontana now. Festa della fontana che tira sempre sui morali. E qua possiamo fare la festa dell'albero della gioia. Spargici dell'abbellimento intorno, deve essere stupendo. Madonna, la felicità, proprio la felicità.
Abbiamo speso i nostri 10.000 di fede, buoni buoni, ma guardate com'è più colorato il tutto quanto, ragazzi. La festa dell'albero della gioia è gioiosa. La festa della fontana, tutti si fanno i gavettoni, tutti felici. Ma per festeggiare andiamo a sacrificare qualcuno al tempio. Perché no? Guardate come twercano prima di buttarsi. Carini. Bene, andiamo a esplorare il nuovo territorio. Mentre loro ricostruiscono, ricompatteremo e faremo un insediamento di minatori ancora più grande, che prenderà tutti i minerali dei cacciatori. Ok, queste pietre fighe qua, così, vogliono dire sono... cosa sono? Tanto scrigni è proprio così. Cos'è questa cosa? Che non posso rompere. Una cosa antica? Cos'è? Qua continuano a costruire per i minatori e abbiamo queste pietre misteriose e questa cosa misteriosa qua. E anche qua c'è quelle pietre misteriose. Cominciamo a espandere la nostra cittadina sulla spiaggia. Penso che potrebbe essere un buon punto di partenza, mentre aspettiamo che i minatori abbiano una nuova casa. Mamma mia. L'urbanizzazione. Guarda che sta in Liguria con tutte queste case sulla spiaggia. Non me ne voglia in Liguria, cioè io vado in vacanza in Liguria. Ma io queste pietre non capisco dove vanno poi. Sotto la montagna? Sono supposto tipo seguirle? O cosa? Vanno tutto sotto la montagna. No vabbè, ma è uno spreco di fede, tipo un bug. Non lo so, cacciatori. Io ho fatto un bel buco nella montagna e ce ne sono ancora. Magari un giorno ci potremo, le potremo raccogliere e farci qualcosa. Non lo so. Intanto qua avete costruito tutto quello che potevate costruire. Qua una casetta ci sta, raga, ve lo dico spassionatamente. Quanto ci mettete? Decisamente troppo. Termina immediatamente. Insediamenti di minatori. Glielo rimettiamo sopra e inglobiamo. Di nuovo altre case per renderlo ancora più grosso, ancora più cazzuto e con ancora più minatori. Vai così. Anteprima, uniscilo. E poi man mano, però ci metterà un bel po' di tempo, creerà dei minatori che andranno al posto che fare i campi di grano, queste piccole miniere, e prenderanno del minerale. Che per adesso non abbiamo neanche ancora uno e chissà cosa si farà. Tu hai fatto? Allora, io, il santuario, un santuario della capacità. E dopo questo, architetti, costruttori, andate e fate quello che sapete fare meglio. In realtà quello che sapete fare meglio penso sia riprodurvi. Termine più tecnico. Perché sei triste, Dio mio? Non hai una casa. Vabbè, fai così, vatti a sacrificare al tempio. Così tutte le tue tristezze vedi che sono già finite. E intanto festa dell'albero della gioia. Qua ufficialmente continueremo gli scavi, perché ormai mi sono interessato alla cosa. Ma ho detto un'altra volta, giusto per darvi una notizia. Intanto ne approfitto per scavare ancora un po'. Di qua proseguirà l'insediamento che sto iniziando in tutto questo lembo di spiaggia poco pendente. Penso che farò tutta un'intera città di
persone, campi di grano, parecchie cose, tutto quello che ci starà, magari anche minatori. Qua sopra, purtroppo, su queste piattaforme che mi ero preparato offline, non mi è ancora possibile costruire niente, peccato. E cominciamo ancora, prima di chiudere la puntata, a costruire e pianificare ancora un'altra area, magari in direzione del prossimo falò. Così ci avviciniamo, che è qua. E quindi cominciamo a spianare un attimino questa e dare una forma alla prossima città. Ed eccoci qua, mi sembra promettente come futuro prossimo centro di espansione del nostro insediamento, del nostro regno. Questo è un fiume con una cascata, quindi col cazzo che la tolgo, è una figata. Voi dovreste cominciare a costruire in questa direzione, ragazzi. Andate, divertitevi. I minatori se la passano bene, gli agricoltori se la passano bene. La nostra nuova città sta andando veramente, veramente velocissima, anche perché usiamo le gemme. Andate, 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 costruitene tutti quanti. Sarà piena questa spiaggia nel giro di pochissimo. Anzi, sono sicuro prima della prossima puntata. Prima della prossima puntata, altri minatori. Prima della prossima puntata, ancora un po' di imbellimento. In giro, qua e là, ammucchiamo fede. Sacrificheremo cristiani, o bergastiani per meglio dire. E io quindi vi dico che per questo video, dove sarà abbastanza, vi ricordo, sono Bergaste. Ho un commento qua sotto, non è mai sgradito, e noi ci becchiamo prossimo video. Bella ragazzi, non ho scoperto nessun segreto sul tuo conto, sto andando giù non per parlare con Kasumi di segreti su di te che non ho scoperto.